Movi Terra Strade Cervia, costruzioni stradali, movimento terra, aree verdi, arredo urbano, acquedotti, gasdotti, fognature, pavimentazioni speciali, asfalti, cementi armati, illuminazione pubblica. In via del lavoro numero 16 a Montaletto di Cervia, telefono 0544 965329. Fratelli Gasperoni Arredamenti, l'arredamento su misura per la tua casa, cucine, soggiorni, camere da letto, soluzioni chiavi in mano per strutture turistiche e alberghiere, ristorante, negozi, bar, uffici, inoltre infisso in legno, alluminio e PVC, scuroni, persiane, blindati, zanzariere, porte, cancellette ed inferriate. Fratelli Gasperoni, poi grazie alla falegnameria interna, è in grado di realizzare mobili su misura e progettare gli spazi che desiderate col vostro progetto, avvalendosi della consulenza di un loro interior designer. Qualità nei materiali, negli accessori, nelle soluzioni usate e naturalmente nella lavorazione. Chiamateci per un preventivo gratuito. Lungo il porto canale di Cervia, di fronte al mercatino del pesce, c'è il Veliero Ristorante. Da tre generazioni la famiglia Giambi vi aspetta con i suoi gustosi menù. Del veliero classico alla carta con vino in abbinamento, oppure tutti i giovedì vieni a provare il nostro menù serata di degustazione a 18 euro, tutto compreso. Ricorda che da noi trovi solo pesce freschissimo, elaborato dalla fantasia dello chef Maurizio, ad esempio lo squisito piatto dello chef, e altri primi con pasta fatta in casa e poi spaghetti alle vongole, allo scoglio, alla marinara, pesce ai ferri, fritto, gratinato al forno, crostacei freschissimi e alla catalana e crudité, il tutto gustato nella splendida cornice del porto canale di Cervia. Il Veliero Ristorante e il suo staff vi aspetta a Cervia. Supermercato Conad Pinarella, sinonimo di qualità del servizio, cortesia e tanta convenienza, con nuove offerte tutte le settimane. Da noi trovi ogni giorno la freschezza che merita la tua tavola, reparto macelleria, orto frutta di giornata e tantissima gastronomia take away, pronta per uno spuntino veloce per tutti i giorni o prelibati pranzi o cene in compagnia degli amici. E poi pane fresco dei forni locali e il nostro dorato tutte le mattine. Supermercato Conad Pinarella è il tuo negozio sotto casa con tutto l'assortimento e la freschezza che cerchi. Conad, persone oltre le cose, aperti tutti i giorni, anche la domenica, orario continuato dalle 7 alle 20:30. Pescheria del Molo, a Cervia. Dal 1957 la tradizione gastronomica cervese in tavola, in un locale accogliente proprio sulla passeggiata del canale nel centro di Borgo Marina. Piatti che siano di mare o di terra raffinati, che esaltano i sapori più genuini in abbinamento ai vini più appropriati. Cinzia Pirini e il suo staff consiglia per gli amanti del pesce degustazioni di crudità, antipasti freddi o caldi, primi tradizionali come risotto di pesce, spaghetti allo scoglio, ma anche più ricercati come spaghetti alla chitarra con granseola oppure pentolaccia di crostacei, fritto imperiale, grigliata del Molo. E poi menù degustazione a partire da 25 euro, ma siamo anche cucina tradizionale e pizzeria, anche a pranzo il sabato e la domenica. E per terminare, dolci fatti in casa, passito con una pasticceria secca oppure il nostro caffè del marinaio per completare il ricco menù. Pescheria del Molo, in Borgo Marina, a Cervia. Trecentocinquantamila piante e fiori, 8 km di costa abbellite da aiuole fiorite, composizioni floreali di ogni tipo da varie città italiane ed estere. Con la novità del Canada quest'anno, centinaia di operai e tecnici del verde al lavoro. Questi alcuni dei numeri della più bella mostra d'arte floreale più grande d'Europa all'aperto, da Tagliata a Pinarella sino a Cervia Milano Marittima, ovvero la 44esima edizione di Cervia Città Giardino, Maggio in Fiore. Quest'anno è una cosa eccezionale. E vedere una città così fiorita fa piangere il cuore, è veramente una cosa meravigliosa. Io vorrei che tutte le nostre città, dall'Adriatico ed altre che si occupano di turismo, fiorissero per accogliere i loro turisti. Abbiamo dei vari tantissimi tecnici che vengono qui un po' da tutta Europa con i loro progetti. E sta di fatto, quando andrete a vedere la rotonda Primo Maggio, la rotonda Cadorna e tante altre rotatorie, vedrete proprio il lavoro effettuato in questi luoghi. Sono veramente dei grandi tecnici e noi dobbiamo ringraziarli. Oltretutto è una manifestazione così importante per l'Italia che penso che tutti quanti ne vadino a cogliere le fiatti. Ecco, c'è una partecipazione di Cervia a queste città fiorite, questo concorso internazionale, vero Riccardo? Sì, non è un concorso, qui ognuno mette il suo estro, ognuno fa un suo lavoro
e dirò che qui impariamo tutti uno dall'altro, perché ci sono varie tecniche, le varie nazioni, ognuno lavora in modo particolare, quindi io devo soltanto dire bravissimi. Quest'anno c'è questo nuovo ingresso di Tagliata con questa sua bella aiuola, questo bellissimo giardino che avete creato grazie alle maestranze guidate in maniera eccezionale dal dottor Guzzon. Sì, Guzzon è dal 1972 che viene a Cervia con Maggiinfiore quando era direttore dei parchi e giardini di Gorizia. Andando in pensione è rimasto sempre con noi e quindi ogni tanto ci fa qualcosa. Tenete in mente, noi abbiamo coperto 8 km di costa di fiori, oltre 350.000 piante di fiori, 8-9.000 metri di tappeto erboso. Direi che i giardinieri sono stati sulle 500-600 per tantissimi giorni. E addirittura anche dal Canada, quest'anno la new entry. Sì, il Canada, dei giardinieri italiani hanno preparato sul disegno canadese il loro giardino. Baden è... devi sapere che a Baden è da 50 anni che vengono a Pinerella, cioè molti di Baden si sono sposati, si sono conosciuti proprio qui a Pinerella, si sono sposati e sono ritornati. Per noi fiorire è accogliere i turisti. Battani era un grande personaggio che dell'accoglienza ha fatto, si può dire, la sua vita, e quindi l'abbiamo dedicata a lui. E volevo dire una cosa, noi siamo qui in questo luogo. Dietro noi altri ci sono i giochi inclusivi per tutti. Noi speriamo anche noi a Cervia di incominciare a fare alcuni parchi gioco dedicati anche alle persone con qualche problematica. Questo pone la nostra città e la nostra provincia al centro praticamente di quello che è un aspetto così bello. E noi abbiamo bisogno di momenti così. Ho girato prima un po' per Cervia, ho visto già così come di quante belle installazioni ci siano, e ritengo che il lavoro di tante persone, ma inserite appunto soprattutto in questo contesto di tranquillità, di sicurezza che noi tutti quanti lavoriamo affinché questo territorio abbia, consente praticamente di avere, di porre Cervia e il nostro territorio al centro dell'attenzione. L'accoglienza è sicuramente un valore assoluto, l'accoglienza svolta in questo modo, arricchendo l'aspetto della bellezza, sicuramente dà ancora più risalto a questo territorio. È un piacere essere qui, per dire la verità, perché è un progetto particolarissimo. Noi siamo vicini alla città di Cervia in questo progetto da tanti anni, e come cittadina onoraria, diciamo così, come romagnola di Milano Marittima e cittadina milanese, mi sento particolarmente vicina a Milano Marittima. Questo binomio che si è creato soprattutto l'anno scorso con Expo ha avvicinato le due città, e noi come MAPEI ci sentiamo proprio molto vicini alla città di Milano Marittima, perché investe nei suoi beni, non solo nei suoi immobili, nelle strutture per il turismo abituali, ma anche per quello che ha di più prezioso, che è la natura. Quindi i giardini sono veramente l'espressione di quanto c'è di meglio della natura, perché è colore, cura, interpretazione. E è vero, ha accennato a una linea molto particolare che è nata per interpretare i bisogni soprattutto delle comunità, per gli spazi pubblici. Noi vediamo oggi le aiuole nel centro della città, i nostri prodotti, il color paving in particolare, i Mapstone, sono all'interno di queste aiuole nel centro della città. Però dobbiamo anche pensare a tante periferie che dovrebbero essere riqualificate e dare un contributo alla crescita delle città. La Sardegna è presente nella storia di Cervia e Milano Marittima, sì, dalla nascita di Milano Marittima, perché grazie ad Eledda sottoscrisse uno dei primi villini che furono costruiti e poi restò sempre. Noi da oltre 15 anni abbiamo alla fine di Viale Forlì, nella duna principale, portato avanti questo progetto di
era un piccolo giardino, oggi è un parco ed è un parco con tutte le specie della Sardegna, i profumi soprattutto della Sardegna. I profumi della Sardegna sono quelli della macchia mediterranea. I romani dicevano che la Sardegna, prima di vederla, i marinai la sentivano almeno 50 miglia prima di vedere l'isola, perché i profumi che vanno dal mirto al rosmarino, alla filirea, a tutte quante le piante che, e soprattutto l'elicriso. Il parco è intitolato a Grazia Deledda perché era stata la prima a scoprire Cervia e la Milano Marittima. È situato alla fine di Viale Forlì, nella duna primaria prima del mare, ed era considerata sempre un luogo dove non cresceva nulla. Oggi erano le piante sbagliate, ci volevano quelle dell'isola per farla rivivere. E oggi c'è una valenza in più perché le sculture presenti sono di Pinuccio Sciola, il più grande scultore che la Sardegna ha mai avuto, e poi l'uomo che scoprì la musicalità delle rocce, perché con un suo modo di lavorare la pietra riusciva a trarre suoni che sembrano quasi suoni dell'universo. Insomma, se è vero che dopo il Big Bang la roccia chiuse i suoni, lui li ha riscoperti e presentati al mondo con grandi concerti che sono avvenuti a Berlino, a Ginevra, a Londra. E purtroppo 2 settimane fa lui ci ha lasciato, ma credo che la sua intuizione e cosa non ci lascerà mai.